Ragazzi, questa sera vi faccio vedere una mosca secca da caccia, che presumibilmente sarà quella che potremo utilizzare quando riusciremo a uscire di casa. E visto che ne devo fare un po' per i nostri clienti, vi faccio vedere il montaggio. Per prima cosa prendiamo una striscia di foam bianco, diamo un attimo una rifilata e andiamo a posizionare a 3 mm dall'occhiello dell'amo più o meno. Primi giri blandi. Più o meno va montata a metà, primi 2 giri blandi e dopo ne facciamo un terzo di serraggio. Questo viene fatto per evitare di tagliare il foam. Dopodiché, siccome avrà la funzione del parachute post, andiamo a fargli dei giri come se fosse realmente un parachute post fatto in antron, senza esagerare, in modo da evitare di tagliarlo. Ok, dove poi andremo ad avvolgere il nostro pelo per farla galleggiare. Andiamo in questo modo verso la curvatura dell'amo e mettiamo le code. Le codine gliele metterò sempre in camoscio. Servono per dare sostegno alla mosca, per farla galleggiare di più, quindi le lascerò un po' più lunghe di quanto farei normalmente. Ok, andiamo a fissarle, passiamo dietro per sorreggerle e poi andiamo a fissare nuovamente bene, poi qualche giro di filo di montaggio per ridare forma al corpo, dopodiché ci andiamo a posizionare sempre verso la curva dell'amo. Faremo una mosca sui colori del grigio, che ho notato essere una di quelle che rende di più sui nostri torrenti, assieme al classico marrone e nero. Andiamo a montare il nostro dubbing. Allora, il primo giro lo lascio abbastanza stretto, dopodiché torno verso la curva dell'amo per dargli la conicità che cerco. Aggiungo pochissimo dubbing per arrivare alla curva vera e propria dell'amo. Questo cosa permette di fare? Permette di dargli una forma più naturale, quindi un po' più conica, e poi ci permette di fissare bene il dubbing. Infatti io adesso, una volta che sono qui, potrò fare una sorta di rigaggio col filo di montaggio per fissare il dubbing. Questa operazione mi permette poi di poterlo spazzolare per far uscire un po' la peluria, quindi andrò subito a fare questo lavoro per dare movimento alla nostra secca. Facciamo la classica asolina per twistare il materiale e andrò a mettere del camoscio che ho già preparato tagliato all'interno della nostra asola, molto vicino all'amo. Ok, apriamo in questo modo, faccio sempre nel solito modo bloccando il filo. Quando ho twistato bene, mollo
e ho l'effetto desiderato. Vado avanti a dargli un'altra girata. La mosca deve essere, tra virgolette, sproporzionata, perché la cosa più importante durante le battute di pesca nei torrenti è molto spesso la galleggiabilità e la visibilità, perché si pescano pesci in condizioni particolari che salgono a bollare più o meno tutto, perché non hanno il tempo materiale poi di selezionare cosa andranno a mangiare. Quindi la cosa più importante è la posa, e per noi ovviamente la presentazione, e per noi anche la visibilità, per vedere esattamente dove abbiamo lanciato, che percorso fa la mosca, se sta dragando oppure no. Spesso si pesca in acque turbolente. Andiamo a tagliare l'eccedenza. Come vedete la mosca è molto voluminosa. Andiamo a fargli la testa, come sempre, con il nostro dubbing, molto molto lì, molto molto poco dubbing, e andiamo a fargli la testa. Una volta fatta la testa, due giri annodatore. Due nodi di sicurezza. Voilà. La nostra mosca praticamente è finita. Andiamo a tagliare l'eccedenza. Qui, come potete vedere, abbiamo il camoscio che sorreggerà la nostra mosca, il foam che ci servirà per la visibilità, coda. Adesso diamo una sistemata alle lunghezze delle fibre ed eccoci qua. La nostra mosca è praticamente finita. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima.